Buonasera da Zebra. Ciao a tutti ragazzi. Il calciomercato sta per chiudersi. E la domanda della mia che pongo è: ma il calciomercato per la Juventus si è mai aperto effettivamente? In piccolissima parte, sì, è quella di Weah e il riscatto di Milik e i vari pagamenti delle prima rata di Locatelli. Poi Chiesa, insomma, sono usciti intorno ai 60 milioni di euro. Ma la Juventus, la società Juventus, l'aveva già detto, ragazzi, lo aveva già definito, ben definito il progetto. Era quello di rimpinguare le casse intorno ai 120 milioni di euro, andare a diminuire quel gap economico, quel negativo di almeno 120 milioni. E così è stato. Il compito di Giuntoli, all'arrivo di Giuntoli, era questo per questa estate, per questa sezione di mercato. Io ve l'ho detto l'altro giorno e ve l'avevo detto ancora prima nei video, che la Juventus non avrebbe fatto mercato. Io ve l'avevo detto, perché era logica la cosa. Se dovesse uscire uno da Chiesa e Vlahovic, allora forse la Juventus avrebbe portato un colpo a casa. Ma siccome Chiesa e lo stesso Vlahovic effettivamente non hanno avuto richieste irrinunciabili, il caso Lukaku, io ve l'ho detto, la Juventus non gli è sfuggito Lukaku, ma la Juventus effettivamente non ha quasi mai trattato Lukaku, ha ascoltato, ha intavolato qualcosa per capire i margini di manovra di quella trattativa che quasi per tutta l'estate noi abbiamo avuto. Ma l'ho sempre detto che non ci ho mai creduto fino in fondo a questa trattativa, e così è stata. La Juventus, ripeto, senza quelle due cessioni non avrebbe mai fatto calciomercato, perché era in fase di eliminazione di giocatori surplus, che erano che in rosa, che ormai erano fuori progetto e succhiavano linfa economica dalla società. Quindi come potevamo mai pensare che la Juventus potesse andare sul mercato e prendere altri calciatori quando era in fase invece di ristrutturazione, eliminazione, chiamiamola come vogliamo, di surplus, di gente in più, fuori progetto? L'avevo già detto. Ma non una settimana, due, un mese prima che la Juventus non avrebbe fatto mercato, per vie logiche. Ora, alla chiusura del calciomercato, questa Juventus può competere per lo scudetto? Per me no. Per me no. E ora sono sempre più convinto e continuo a dire che, a parte il problema Allegri, in generale, problema Allegri, un allenatore che a me non piace, continuo a dirlo, scarso, fuori dalla Juve, Allegri out. Ma bisogna anche essere sinceri, che la rosa della Juventus, soprattutto a livello di centrocampo, è scarsa. È scarsa, non ha qualità, non ha gioco, perché giocatori scarsi, piedi scarsi. Quindi come puoi tu dare un'impronta di qualità di gioco, velocità, smistamento, come abbiamo visto col Bologna, difficoltà a gestire il pallone, dove sei costretto a lanciare lungo per trovare Chiesa, per imbucare gli attaccanti esterni, Ilig, Weah, le ali in pratica. Sei costretto a fare questo tipo di gioco perché sei consapevole che il tuo centrocampo è scarso. La rosa, a parte Vlahovic e Chiesa, ma che abbiamo? Fagioli un po' con i piedi, Rabioma, che a me non piace. Che cos'ha questa Juventus? Io credo che questa Juve è quella dell'anno scorso, alla fin dei conti è quella dell'anno scorso. Non è cambiato nulla. E il quarto posto per me sarebbe un miracolo arrivarci in questo momento. Un miracolo. Perché ci sono squadre che si sono rafforzate. Sono squadre che si sono rafforzate rispetto all'anno scorso. Quindi io credo che la Juventus per competere avrà molta difficoltà. Ma togliamoci la testa che fuori dalle coppe significa essere favoriti per la vittoria finale dello scudetto. Togliamocela dalla testa. Tutto
Tutto questo non può accadere, ragazzi. Non può accadere. E quindi quello che io penso è proprio questo. Una Juventus, secondo me, mediocre. Una Juventus con un passo per me indietro, che invece in avanti. Spero che mi potranno smentire, questo sì. Però la vedo molto dura. La vedo molto dura. Ora, l'obiettivo minimo è il quarto posto. Soldi Champions. E così vedremo l'anno prossimo. Forse i veri frutti di Giuntoli dopo un anno di lavoro. Perché adesso Giuntoli avrà il tempo di costruire la Juventus del futuro. Sarà l'anno prossimo la vera ripartenza. Con Allegri? Senza Allegri? Non si sa. Ma sicuramente sarà una nuova ripartenza. Ma sarà tutto dall'anno prossimo. Ragazzi, come al solito, vi chiedo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e ditemi cosa ne pensate voi, che per me è molto importante. Un saluto da Zebra. Ciao.